Un momento in cui sembravano le c'è due stato formazioni un attimo, sì, esatto, all'inizio del secondo tempo, poi dopo no, non più. Aver allentato la presa difensiva, attenzione però che ancora il Napoli si rende pericoloso in avanti con Zielinski, saltato Pjanic, pallone in mezzo per Cagliecon, sponda. Speriamo che vinci il Napoli stasera, altrimenti chi non ci va? Ma boh, chi non pareggia a Torino o a Milano con Napoli è sempre una vittoria, non ti preoccupa. Alle sue spalle gran giocata del numero uno dei numeri uno, che sventa ancora una minaccia, attentissimo. Ha letto sempre benissimo la situazione. Perché questi cross non era facile, quando nessuno li prende, e poi sfilano verso il secondo palo e ti fregano. E come adesso, e lui c'è arrivato invece. Cagliecon da destra, interno del piede destro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta bianconera, la rincorsa del numero 7, 45esimo, che inizia adesso, tra poco sarà il recupero, parte il cross di Cagliecon in mezzo, salti Koulibaly, incredibile, il Napoli è in vantaggio al 45esimo minuto di gioco, la squadra di Maurizio Sarri si porta in vantaggio con l'incordata perentoria, prepotente, mortifera di Koulibaly, che ha schiacciato e o mar está agitado. Forza Napoli, vem da loucura este olho. Casa escaldo, não é problema. E se mete a cantar. Napoli, Napoli, Napoli. Quei ragazzi della curva B. Wow, wow, Napoli, 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 nostro sono e ci siamo qui. Ale, oh, ale, ale, oh, ale, ale, oh, oh. Napoli, 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 forza Napoli, Napoli, Napoli. Wow, wow, Napoli, Napoli, Napoli. La mia Napoli, Napoli è una casa che sto stadio pare una famiglia soltanto rinduca vecchia giovane cerca di rindare un pallone non vado in bacio di onde nuove. Se chiama libertà Napoli, 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 quei ragazzi della curva B. Wow, wow, Napoli, 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 tu sei tutto che lo cavo lì. Capisci che è venuto a benzina? È venuto a benzina? Come è venuto a benzina? È venuto che la mette lì a benzina? La mette lì a benzina? Se non tengo un euro. E se ti metti c'è? Voglio qui pure ma la faccio da nonna fredda, me ci sta niente da qua. Ci vuole Napoli. Forza Napoli, 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 Napoli. Voglio, mi raccomando, due o tre canzoni ce n'ha mai, che dobbiamo portare la serenata alla fidanzata di Don Alfredo e non possiamo fare tardi. Chi li c'ha a cire? Come c'ha a cire? Ehi, c'ha a cire, chi le avanza in galera? Ti ho detto mille volte che non devi prendere questi lavori pericolosi. Io sono un artista serio. Io sono il socio vocale di Nino D'Angelo. Voglio, non si arriva in ritardo, tu ti vieni con socio da abbonarmi Mario Mero. Hai capito o no? Oh, chi li c'ha a cire a tutti e due? No, mentre calcio, mi trovo nati impresari. Nati impresari. Zienda a te, uè. Mi ritrovo nata macchina. Non veni sempre con questi trappini. Non vi preoccupate, mo becchi. Tengo un'amica che tenne una Cadillac. Sì, la Cadillac. Mo vediamo un genio, va a cantare, ah. Pop, corne, patate, ne vengono a ricordare. Quella che si sta, quella che non può tornare. La mia bambina va d'amore e libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità. Popcorn e patatine fece a ricordare, quando mi si scala tu corriva a m'abbracciare.
vada di me già ricordare quella che ci sta, quella che non può tornare. Tu la mia bambina, ma l'amore è libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità. Se sta facendo tardo, ma chi sei sicuro che vengono? La gente dice prima, la gente chiamata, stanno arrivando, non va preoccupata. Sienta qua, se chi se non vengono, qua succede una strage. Sa che facciamo, donna Fre, mo becchi, mo a cominciare con una bella serenata. Uè uè, nanni, ta faccia, uè uè, nanni, ta faccia. Che sta pulla scenella, affacciata, Gian Giusella, Rosicarella e Friccicarella, affacciata, uè uè nannita affaccia, uè uè nannita affaccia. Onafre, stanno arrivando. Succiorella, uè amore mio, sei tu, che hai fatto? Mi è venuta a fa' serenata, quanto sei bella, guardate gente, è venuto un innamorato mio a fa' serenata, quanto sei bella. Amore mio, quanto sei bella, lanciami un frutto del tuo amore. Io ti voglio bene. Prendilo, questo è il frutto del mio amore. Questo è il frutto del tuo amore. Musica, maestro! Sivo tu, come si dolce, ti basta la carezza per far pace. Sivo tu, non ballo lento e non ti metti scuro, ma va se non so gente. Sivo tu, se non vuoi che giornata nera, se non vuoi non nascere ma sera, se non vuoi non da faccia dopo, si ti aspetta lontano in porto. E io ti voglio quando mi fai male, quando tu mi tratta così. Non mi fa paura niente, in braccio a te mi piace morire. Io mi brucio tutte le volte, ma che bello inferno sei tu. Se ho fuoco, ho fuoco. E io ti voglio quando stonco solo, quando non te ne fanno tu. Quando vengo fuori a scuola e tu mi vieni nulla. Quando non mi faccio l'uso tu ti abbraccio nata così. Io moro per te. Marescià, ma chiama via la miez? O a chi lega la parrucca o a Pulucinella. E come facciamo a sapere chi è la di tanta? Sai che volevo fare? Arrestammela tutti e due. Se vuoi tu, tutto è normale. Se stai leggendo io, straccio giornale. Se vuoi tu, presso sempre e non ti importa niente, da piccia che godente si vuoi tu. Se non vuoi invece sempre tardi, se non vuoi
cuore già fa freddo, si non posa la cosa niente, e si chiaglia così contento. E giù te voglio, guarda mi fai male quando giù mi tratta così, non mi fa paura niente, in braccio a te mi piace morire. Io mi abbraccio tutte le volte, ma che bello inferno, se tu sei a fuoco, a fuoco. E giù te voglio, quando stonco solo, quando non te ne fune tu. Quando vengo fuori a scuola e tu mi finta nulla, quando mi faccio l'uso tu ti abbraccio nata così. Io moro per te. Meno male che ero io di turno, perché sennò ti portavano direttamente a Poggioreale. Ma dico, tanta finestra, proprio sotto la finestra era una mania. A femmine erano al freddo e tapire i fierro, che sono 3 anni, 3 anni che latitante. I carabinieri ti volevano arrestare a favoreggiamento. Meno male che c'ero io. E intanto non al freddo se ne è scappato un'altra volta. Ma io che ne so, a me mi manda l'impresario, vai di qua, vai di là. La vita dell'artista è così. Tanta gente ti conosce, ma tu mica puoi conoscere a tutti quanti. Maresciallo, voi mi conoscete da piccolo e lo sapete che è la verità. Certo che lo so, ma intanto io mo devo convincere il magistrato che tu a Don Alfredo non lo conosci proprio e che stavi là per fare una serenata. Grazie maresciallo, voi siete sempre stato tanto buono con me e mio zio vi stima tantissimo. Io conosco i tuoi zii dalle scuole elementari, conosco da quando ti hanno adottato, conosco tutta la tua storia, ma dico, non era meglio quando vendevi le figurine di Padre Pio? Era un modo più onesto di guadagnare e non ti andavi a mettere in certe situazioni equivoche. Secondo voi potevo fare quella vita, andare di casa in casa vendendo le figurine di Padre Pio? E che futuro poteva avere? Ho avuto l'occasione di incontrare il mio impresario che ha scoperto il mio talento artistico come socio vocale di Nino D'Angelo. Ti devi trovare una sistemazione seria, duratura. Mettiamo il caso, no? Nino D'Angelo, quello serio, quello vero, ci mettesse di canto, ora tu che fai? Resti disoccupato, ti E la tua ragazza che è di buona famiglia, prima o poi si vorrà sposare, e tu ti metti a fare ancora sti tarandelli a mezza via, sì? La mia fidanzata sarà orgogliosa di me. E va buia, contenti voi? Ma una cosa, vattene a casa, è quasi l'alba. Poi ci parlo io col magistrato e speriamo che non ci saranno conseguenze. Maresciallo, hai mai pensato che si cambia mo? Hai mai pensato a chi sta peggio di te? Hai mai mangiato pane senza niente? Hai mai dormito in coppia di pavimento? Allora tu la vita non sai niente. Sono troppo pulite che si male. Te si lavate sempre con sapore. E tieni già chi pensa per di male. Noi non teniamo niente, per noi di male è sempre come a ieri. Fa freddo quando giove, fa capra assaggio. Però non ci appelliamo con nessuno, tanto nessuno non ci sta a sentire. Invece tu che ti cambi un vestito al giorno, tu che ti mangi la carne primo taglio, mi dici che fa schifo che sta vita. Guarda attorno, vieni un chiasso in mano, che se diciamo noi che la vita è bella, vuoi che la vita è bella veramente, se no non ci creiamo patatero. Maresciallo, mi è piaciuta questa poesia? Questa è una poesia del grande maestro Nino D'Angelo. Fa una cosa, vattene a casa, è quasi l'alba. Arrivederci, statevi bene. Patate,
chissà non sta buono che la capa. Principe addormentato che dormiva. Un giorno arrivò una bella principessa azzurra che lo voleva baciare, ma lui dormiva. Allora la principessa cosa fa? Dolcemente si avvicina e gli sussurra: "Tu vuoi scetano? Ma che lo terremoto!" "Bravo, le ritte, indovinato, o terremoto. Guarda che bello terremoto che è arrivato." Il signorino si è dimenticato dove dovevamo andare oggi. E dove dovevo andare, Annare? Ma ancora che mi chiami Annare? È mai possibile che tu sei il socio di Nino D'Angelo e mi chiamo con una canzone Gigi D'Alessio? Ma Annare è più sfizioso. Azzicuso, come piace a me. Con te si azzeccano solo brutte figure. Come oggi che non ti sei presentato all'appuntamento di lavoro che ti ha proposto mio padre. Hai ragione, ma io stanotte ho fatto tardi. Ci andiamo domani, vabbè? Sì, vabbè, domani. Nino, tu hai questa smania di voler fare l'artista. Non troverai mai un lavoro serio e un futuro sicuro. Mannaggia a me quando mi sono innamorata di te. Ma il nostro è un grande amore. Annare, vieni qua, Ramonoise. Presto diventerò famoso come socia vocale di Nino D'Angelo. E finalmente ci sposeremo. Così anche tuo padre sarà contento. Appunto. A proposito di mio padre. Nino, io la settimana prossima mi devo laureare e devo prendere una decisione importante per la mia vita. Tu lo sai che mio padre vorrebbe che io sposassi un ragazzo del mio rango sociale. Ma appena gli dico che mi voglio sposare con il socio di Nino D'Angelo. Sì, vabbè. Ciao proprio. Annare. Ancora, quest'Annare. Mi ci vedi a me dietro una scrivania a fare l'impiegato? Io sono un artista e quando avrò successo tutti avranno molta invidia di te. Ti vedranno per strada e diranno: "Ah, via quella là, che la moglie e l'artista Nino D'Angelo, il famoso cantante, che short che ha avuto." Nino, io ho deciso. Tu o ti trovi un lavoro serio o io ti lascio. Ecco qui, guarda, questo è un casting per la Rai. Cercano dei soci dei cantanti famosi e devo partecipare. Se mi prendono mi faranno un contratto a tempo indeterminato, come socio ufficiale naturalmente. Nino, ma perché mi fai questo? Io non ce la faccio più. Io sono innamorata di te dalle scuole elementari e ancora che ti sto a sentire. Nino, forse ha ragione mio padre. Tu non riuscirai mai a rendermi felice. Addio. Annare, è fermo un momento. Aspetta un momento, amore mio. Ma si può sapere che è successo? Ha visto Anna che è uscita piangendo. Niente, sì. O sai come si ferma? Certo, cussaccio, che sono come mascola. Poi le passi, come le altre volte. Lei si è fissata che vuole farmi fare l'impiegato. Che figure ci faccio? E tu continui sempre a fare pagliaccio con sta parrucca in capo. Certamente ci fai più bella figura. Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesie, due bagagli e poca roba, tanta fantasia, stanno già su un treno che va via, via, no, no, via. Questo è irrecuperabile, capri, ma poi ci vuole un TSO. E non ci importa se è giorno e sera. Nino, come sta? Sta male da
tre giorni, da quando la fidanzata l'ha lasciata. E perché l'ha lasciata? Dice che non può sposare a uno che non tiene né arte né parte. Oh, casi sbagli. Può darsi che non parte, ma l'arte la tiene. Impresa, pure voi con sta sciocchezza di cantare. Anzi, voi dovete convincere il ragazzo che si deve trovare un lavoro serio. E non può fare sempre sta vita sbattuta. Ma che futuro può avere? Ammi impresari, ma che da fa fino a posto? Vostro nipote? Scusate, ma che fine ha fatto? No, volevo dire, uno che va innanzi a rete senza una meta. Vostro nipote, un giorno sarà famoso e per merito mio. Quello calcherà i palcoscenici di tutto il mondo. Noi partimmo da fra uno, poi ci facciamo Casandrina, Fratta Maggiore, Casanova e poi via! Spagna, Francia, Portogallo e poi mi porto perfino in Africa e poi la televisione, ubrito, il giovane è in da televisione. Impresa, già te pazienza, pure voi continuate a illudere a mio nipote. Chi lo già si è appiccicato che ha innamorato proprio in virtù del fatto di questo lavoro a tempo perso? A tempo perso? Vostro nipote è un artista eccezionale. Un puro sangue. Appunto. Ah, scusate, una telefonata. Pronto? Sì, Nino L'Angelo. Ma non tuo andare Nino L'Angelo, ma non tuo andare Nino L'Angelo. Sì, un attimo che... Sì. Signor, controllato. Ma l'ha già controllato? Signor, fate finta. Avete controllato? Sì, tutto a posto. Certamente. Certo. Per il giorno 4. Va bene. Ah, mi raccomando, ditegli che oggi alle 4 dobbiamo stare dal maestro Pellecchia. Da mister Pellecchia, oggi alle 4. Mi raccomando, eh. Ma voi siete sicuri che ha già fatto questa cosa? È sicurissimo. Mister Pellecchia è il miglior curatore d'immagine. Chi l'ha curato l'immagine di tutti gli artisti mondiali, lo sai o no? E poi, qui, quella vestita a Michael Jackson, a Gianni Morandi, a Barbara D'Urso e non mi ricordo a chi, quello ti farà diventare uguale ancora di più a Nino D'Angelo. Tu vinci il nuovo casting di Sosi Famosi. E non ti preoccupare, mettiti mano a Pellecchia che vincerai di sicuro. Hai capito o no? E a mamma mia. Buongiorno. Barbie, scusate. Barbiere sarà lei. Scusate, cerco Mister Pellecchia. Pellecchia, vanno tre anni, vieni un po' da qua, ehi. Prego, prego, accomodatevi. Grazie. Vieni. Cerca? Mister Pellecchia? In carne ed ossa! Vi ho portato Nino Angelo. Ecco così! Tira dentro la pancia, sedere su, su! Maestro, ma che sta dicendo? Si tira la panza rindo con una moscia. E come faccio a tirarlo su? Scusate. Qui segui. Stai a sentire il maestro. Michael Jackson, Barbara D'Urso. Ricordati che diventerai con Mallore, eh? Maestro, non toccate, maestro, non toccate. È logico che ti devo toccare. Tutti uguali questi artisti. Volete fare una bella figura? Volete avere una bella immagine? E allora io vi devo toccare, vi devo plasmare. Io sono uno scultore e vi devo toccare come si fa con la ceramica. Ma guardate questo corpo, rozzo, incivile. E queste gambe, queste braccia e questi piedi. Ma perché neanche i piedi vanno bene?
È certo che no, tu hai il corpo di un muratore. Nino D'Angelo è bello, esile, leggiadro. E tu devi diventare così, vedi? Leggiadro, leggiadro, leggiadro. Imbrecià, chi sta a me, ma parla da lì. Segue, Michael Jackson, Barbara D'Urso. E poi questa faccia, queste labbra, queste orecchie. Tu mi sembri un canguro. E lo so, da piccolino mi dicevano sempre. Orecchio, orecchio, orecchio. C'è molto da lavorare, però ce la possiamo fare. Fatelo venire per 30 volte e la gente non lo riconoscerà più, tanto che assomiglierà al vero Nino D'Angelo. Au revoir, mes amis, au revoir. Ma dai, triste. Ah, ce ne puoi dirmi? Forse amo gente. No, ma quando mai, impresa? Io da quel manico non ci torno più. Ho culo così, e mani, e orecchie. Ma poi che c'ha zecca nei piedi? Voglio, chi l'ha i maestri, capito o no? Chi l'ha addirittura vissuta... Se a Barbara D'Urso, a Michael Jackson. Intanto, uno mi parla a statue cere e un'altra sta sotto terra. Io non la faccio la stessa fine. Ma che stai dicendo? Camminiamo. La mia ragazza si deve laureare. Ciancia fa fa una bella figura. Ma raccomando, Ciancia fa una grande figura. Allora, tenuto conto degli esami sostenuti e della discussione della tesi effettuata in data odierna, procediamo alla proclamazione. De Bellis Umberto, 103 su 110. De Vincentis Carla, 98 su 110. Falanga Antonietta, 105 su 110. Gargiulo Anna, 110 su 110. Chiagna che chiagna fa, rispondemi, che non va bene, mi aggredi. È stata un'avventura, bienvenuto a me, fornisce le tue giure, che hai voglia bene a te. T'amo, 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 t'amo più della mia vita, più di tutto ciò che ho. Tu sei la cosa più importante, la conosco come un. T'amo, 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 t'amo come nei romanzi, fammi lasciare per sempre. Solo a tu di te. Non ci riproverò, lo giuro se tu vuoi. Questa mia libertà io la regalo a te. T'amo, 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 t'amo più della mia vita, più di tutto ciò che ho. Tu sei la cosa più importante, la conosco dopo un. Voglio stare con te, non ci provavo, non ci provavo che studiamo, ma stranghiamo ci passiamo. Non si accende tutto il mondo, camminando in mie strade, capo volte da tutte. A 200 attore te. Voglio stare con te, non c'è per mamma, non c'è mamma che studiamo, ma stranghiamo c'è per sempre. Grazie a gente tutto il mondo, camminando in mie strade, capo volte da tutte. Ma che cos'è questa pagliacciata? Chiamate la vigilanza.
Professore, scusate, non c'è bisogno di chiamare la vigilanza. Volevo fare una sorpresa alla mia ragazza. Non volevo essere scortese, perdonatemi. È vero, amore mio? Diglielo tu che sono il tuo ragazzo. Dottoressa Gargiulo, le sembra questo il modo di interrompere la proclamazione dei laureati? Professore, vi giuro, io non ne sapevo nulla. E il signore è qui, neppure lo conosco. Ma allora come si permette di entrare in quest'aula e profanare il Tempio della Cultura con questa sua esibizione ridicola? È vero, professore. Scusate, perdonatemi tutti. Mi sono sbagliato. Io pensavo di conoscerla, questa ragazza, ma mi sbagliavo. Continuate pure. E a voi chiedo di perdonarmi per il disturbo. A questa ragazza dico che la vita gli darà tante esibizioni migliori di queste. Certamente, mai una ridicola come la mia. Buona fortuna a tutti. Iamunce. Salve buon. Il Tempio della Cultura. Voi non capite l'arte. Di non ci vuoi parlare tu? Che cosa? Che parli? Che parli tu? Fra uomini? Grazie. Signor Gargiulo, buongiorno, dite! Sì. Vabbè. Ho capito benissimo, signor Gargiulo. Nina ha rovinato la laurea di vostra figlia. Ma quella non si è resa conto, lo sapete com'è fatto. Che avete detto? Una denuncia. No, per carità, non vi preoccupate, ci parliamo noi e vedrete che non succederà più. Va bene, ma non vi arrabbiate. Sì, signore, arrivederci. Ho seguito la signora? Ho seguito. Va bene, sì, signore, arrivederci. State tranquilli. Arrivederci. Magari. Ha detto che non si deve avvicinare più alla figlia e che se lo vede ancora lo denunci, questo ha detto. Diritto, diritto, Gesù, quel ragazzo è innamorato. Mamma mia, come si fa? Ma dico io, uno che è innamorato si mette a fare che le figure lì. Annanza tutto quanto si mette a cantare Nino D'Angelo all'università. Guarda, non come dice bene, ma pur te, no? Ma tu lo sai, no? Che quando uno è innamorato di queste pazzie si fanno. Ma credi si scordate, sì? Quando gli stai in chiesa a fare la cresima, tu ho preso un tasto tuo e tu ti stai cantando la De Maria. Ah, tu poi facessi una bella figura. Ma che c'è? Di nuovo maestro, sei un bella cammigliera attiva. Poi erano altri tempi, di nuovo. Chi so fa la vogliona, ha detto che si vede ancora la figlia, lo denuncia. E chi so fa, Già, come c'è una amica mia, la settimana scorsa l'ha tirata vinta qua, ma non la denuncia, no? No, io non lo voglio proprio sentire, ma quella denuncia, questo non deve proprio succedere assolutamente, si deve dire al ragazzo, ci deve stare ad ascoltare, deve cambiare le sedi, si deve trovare un lavoro serio. Ad affermire, fu mazzatiere, io con la parrucca andato, viene a mangiare, si deve trovare un lavoro serio. Sì. E ci vorrebbe qualcuno che lo aiutasse. Vogliamo parlare con Don Fiorenzo? Quello è tanto buono. Conosce da bambino, Annino. E tu danzi, chissà. Devi vivere dalle le mani in basso da tutte le parti. Madonna mia del Purgatorio, tutte sante che stanno a Paradiso. Non chiede che tu pigli i serafini. Convincetelo a lasciare l'arte. Definitivamente. Bravo, definitivamente, nei secoli e dei secoli. Amen. È finito la messa. Thank you.
spiagge sempre stesse, o mare sempre blu, non è cagnato niente, qualche ricordo in più. Tu col tuo diario rinde pagine, parlava sempre lui, cinema, arena, flash dance, è stato film, e tutte e due, ma tutte notte non dormo, coppa sta spiaggia ritorno, con un pensiero assai dolce, che l'illusione soltanto, e mi esalegro male, rivedo un sogno lontano, tu non sei va bene ma la mano. Io che ripeto ti amo, è mia esa scena più bella, e che sto suono infantato, nella realtà mi ritrovo, e ti rivedo lontano, 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 senza me. Spiagge sempre stessa, o mare sempre blu, c'è pure l'ombrellone dove dormivi tu. Tu col tuo diario rinde pagine, parlava sempre lui del nostro amore, e sta spiaggia è stato lieto, e tutte e due, ma tutte notte non dormo, coppa sta spiaggia ritorno, con un pensiero assai dolce, che l'illusione soltanto, e mi esalegro male, ripeto un sogno lontano, tu non sei va bene ma da male, io che ripeto ti amo, ti amo, è mia esa scena più bella, e che sto suono infantato, nella realtà mi ritrovo, e ti rivedo lontano, 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 senza me. Buonasera, scusate, ho un appuntamento con Don Fiorenzo. Sì, un attimo, lo vado a chiamare. Don Fiorenzo, c'è una persona che la sta aspettando. Vengo subito, grazie. Ma tu stai qua, io ti stavo aspettando, io e te dovevamo parlare un poco. Benedetto figliolo, i sogni a volte vanno assecondati, ma non è che uno si sveglia la mattina e si mette a far sosa di Nino d'Angelo. E che facciamo? Pure io c'ho un sogno, quello di diventare papa. Allora domani mattina mi arzo, mi metto l'abito bianco, la papalina in testa e me ne vado a girare per Napoli sulla papa mobile. Ma ti rendi conto che è una pura follia? Mi rinchiuderebbero dentro al manicomio. Ma padre,
Io lo faccio come lavoro, canto ai matrimoni, alle feste. Dove mi chiamo? Ma cosa faccio di male? Ma tu veramente le vuoi far morire di collera ai tuoi zii? Sai quanto ci tengono a te? E poi il maresciallo che ti ha levato da dentro a quel guaio per mezzo di Don Alfredo e il latitante. Per non parlare poi del signor Gargiulo, che ha ritirato la denuncia a patto che tu non veda più sua figlia. Anche voi, come tutti quanti, devo abbandonare l'arte. Ma no, devo rinunciare al mio talento artistico. E che devo fare? Se Dio mi ha dato il dono di avere la stessa voce di Nino D'Angelo, è forse una disgrazia. Vabbè, comunque, questo è il numero di un amico mio che viene in parrocchia. È tanto una brava persona. Io ci ho già parlato. Andrei a lavorare per lui. Lui gestisce dei ristoranti. Vedrai che ti farà fare il cameriere e poi, piano piano, vedrai che farai pure carriera. Ho capito, ho capito. Sono un talento incompreso. Nessuno mi capisce. Eppure quando diventerò famoso come socio vocale di Nino D'Angelo, mi vedrete in televisione e direte: lo sapevo, io lo sapevo, che quel ragazzo aveva talento e che avrebbe sfondato nel mondo della musica. Buongiorno, sì, io vado. Buongiorno, Nina. Dove te ne vai di bello? All'appuntamento di lavoro che mi ha trovato Don Fiorenzo. Lavoro? E di che lavoro si tratta? Cameriere. Cameriere? Ma allora cambi totalmente lavoro. Che devo fare? Per amore vostro e amore di tutti, sono costretto a abbandonare l'arte. Statevo buono, sì. Bravo, guaglio. Finalmente mi sa capo a posto. Bravo, guaglio. Don Fiorenzo mi ha parlato tanto di te. Mi ha detto che sei un ragazzo molto sveglio e volenteroso e che hai bisogno di lavorare. Infatti è proprio così. Io sono a vostra completa disposizione. Io ho un ristorante qui a Capri dove organizzo serate, cerimonie e feste. Avrei bisogno di un cameriere per la prossima estate. Ma se per te va bene, già da sabato puoi cominciare, che c'è una festa di laurea per una ragazza di Napoli. Perché no? Guarda, per me va benissimo. Ecco qua, questo è l'indirizzo. Mi raccomando la puntualità. Ma state tranquilli, sarò puntualissimo. Prima di ripartire però, dovresti passare dai guardaroba. Devono prenderti le misure della divisa. E mi raccomando, salutami Don Fiorenzo. Sarete serviti e grazie per la fiducia. Arrivederci, statevi bene. Thank you.
Tu è inutile che dormi, perché io e te dobbiamo parlare. Io lo so di che cosa vuoi parlare, ma la mia risposta è sempre no. Buonanotte. È sempre così va a finire in questa casa, perché ho minor da dormire. Non si può parlare, no, eh? E vabbè, buonanotte. È un witto, uno che fa cantate nelle feste. Mia figlia non lo doveva neppure guardare. Ma che ti credi, che non lo sapevo che eri tu che l'accompagnavi di nascosto per farli incontrare? E che se sono i risultati, Maria? La sua figlia adesso si laurea e il suo futuro è accanto a nulla facente vestito da pagliaccio. Ma fosse almeno credibile. Chi di cucchia la parrucca andava a fare Raffaella Carrà? Ma che c'entra? Quelli ragazzi si vogliono bene. Quella ha detto che appena trova un posto fisso se la sposa. Un posto fisso. E quale sarebbe? E sarebbe che fa il socio vocale di Nino D'Angelo. Mari, ma tu sei diventata scema appresa a nostra figlia? Ma ti pare che hai lunga mia figlia una così, una che fa il nulla facente? Ah no no, scusate, voi che fate? Io faccio il socio vocale di Nino D'Angelo. Che accomodatevi, pigliatevi a mia figlia. Arriva, per piacere. Già, e mo ci facciamo prendere il principe ereditario. Mari, tu e tua figlia dovete passare sul mio cadavere, capito? Buonanotte. E quella è pure incinta. Incinta? Allora così vuol dire? Come se mi stessi dicendo stasera ci mangiamo salsiccia e friari? Noi adesso a quei ragazzi gli dobbiamo trovare un posto sicuro. Tu tieni tanta conoscenza, così quelli si sposano e al bambino compriamo tutto quello che serve. Maria, forse è meglio che dormiamo, prima che mi salga la pressione a 4,80. Buonanotte. E non è tutto. C'è sta pure una brutta notizia. Azza, perché che le prime era bello? Nostra figlia, per sta sentire a te, l'ha lasciata. Si condendono? L'ha lasciata. Ma come l'ha lasciata? Non hai capito? L'ha lasciata? E che si fa lasciare? Mi chiede lascia? Che lascia? Non ti lascia, capito? Lascia, che decide lei? Anzi, la caccia di nuovo? Che i ragazzi adesso si devono sposare, eh? Ma che faccio? Io domani mattina vado direttamente dal sindaco e gli troviamo un bel posto a questo ragazzo. Come uscire? Ma sta carta ascensorista? Ma andiamo a risolvere il problema, capito? Oh. E va bene, ci pensiamo domani. Adesso però vieni a dormire, eh? Buonanotte. Devo dare conto a te, no, tu mia fa sta carità, mia papà, si carica, sta zitto, è mia papà. Come ritmo tocchiamo quest'altro tasto? Si sluta lo studente che stai in petto. Quel ragazzo che ti stima e che ti rispetta non ci viene in casa quando ci stai tu. L'altro giorno mi ha portato due cappelli ed un vestito. Tu sta roba me l'hai rotta e perciò non mi ascolta. No, tu mi fa sta carità, mia fa. Si te rico, state zitto, ti sta zitto, ti sta zitto, ti sta zitto. Che la gente che vede questo va dicendo che io sono scordigliatrice. Tu e loro vi dovete far capace che la donna quel che vuole, quello fa. Io non faccio la spicigliosa, ma te dico tutto cosa. Quando poi saremo sposi, non ti dico niente più. Nino, e tu che ci fai qui? Se ti vede mio padre, hai deciso di rovinarmi anche questa festa. Non è come pensi. Don Fiorenzo mi ha trovato questo lavoro. Sto lavorando qui, devi credermi. È la verità. Nina, davvero, io non so più cosa credere. Veramente.
Avrei voluto scusarmi dopo il fatto dell'università. Non devi scusarti. Sono stato io uno stupido. Non dovevo entrare in aula così. Ti ho fatto fare la figura della sfigata che sta con me. Tu non sei uno sfigato, anzi. Sai, Nino, io dovrei dirti una cosa importante. Importante? Che cosa? Ora stai lavorando e non so come reagiresti per l'emozione. Anna Re, niente più di te può essere l'emozione più forte per me. E vabbè, sono incinta. Incinta? E vabbè, io pensavo che era qualcosa di grave. Incinta? Oh mamma mia! Nino, ma come? Aiutato! Nino, non sei felice? Sono morendo! Nino, ma come? Nino, non sei felice? Felicissimo? Io ti amo più della mia vita. Anna Re, mi vuoi sposare? Certo che ti voglio sposare. Ed ora che hai trovato un lavoro sono ancora più felice. Ti amo, Anna Re. Io non sono molto bravo con le parole, però questa sera vorrei dire qualcosa a mia figlia, che oggi ha raggiunto il suo primo grande traguardo, la laurea. Io forse non sono mai stato bravo a dimostrarti quanto ti amo, figlia mia. E credo pure che sia veramente difficile dimostrarle e dirtelo con le semplici parole. Sei la persona più buona, più sensibile del mondo. E non vorrei mai che tu smettessi di amare in questo modo. Siate felici. Amatevi. Rispettatevi. Perché è questo che riempie il mio cuore. Ma te non per nesce sto ballo.
tu sia musica, io sue parole, tutte e due, siamo la stessa canzone. Questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se insieme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte. Sì. Fatte. Voglio una vita. Pronto. Che ce ne frega, che ce ne frega di tutto. Sì. Nino, vedi male mia madre. Tua zia sta male. Come stai dicendo? Quelle che non si sanno. Buongiorno, dottoressa. Ma cosa è successo? Come sta la zia? Per adesso è stazionaria, ma dobbiamo aspettare 24 ore per una diagnosi più precisa. Signora, con lei ci vediamo domani. Arrivederci. Arrivederci. Zia, cosa è successo? Nino, Nino, non ti preoccupare. È stato semplicemente uno svenimento. Ma mo sto molto meglio. Nino, ma tu che ci fai qua? Tu dovevi andare a fare il casting alla Rai. No, zia, io non ti lascio. Finché non sarai meglio. No, Nino, ma che dici? Quella è la tua bella opportunità. L'opportunità per la svolta della tua vita. Tu non ti devi preoccupare per me. Vedi, io già sto meglio. E non ci metti niente. Io sto qua. Ti aspetto. E poi vedi, io non sto sola. Non mi sembra il caso. No, Nino, ci devi andare. Se no mi fai stare più male. Lo vedi? Ci sta Padre Pio, non ti preoccupare. Vai. Va bene, ci va. Ma promettimi che appena torno voglio vederti in piedi come prima. Sì. Vai, Nino, vai. Ciao, zio. Ciao. Vai, Nino, vai. People, why not?
si butta sul letto e poi ha talento da grande, lui nel fare l'amore sa pigliare il mio cuore e poi. Pronto? Ui, addosso? Ma pulito, povero, no? Che ho cassi che sta fornendo? E chiami, facciate ambresso! Un attimo di pazienza, siamo arrivati, un momento! Ciao, arrivederci, grazie! State calmo, siamo quasi arrivati! Sì, ma vai piano, se no ci arriviamo a cadere al cassi! Pure cadere, l'importanza che ci avevamo, che questa è un'occasione troppo grande per te, ci hanno a vedere tutto quanto! Ma sei diventato scemo, Lello? Buongiorno, mi chiamo Nino, vengo da Foggia. Scusate il ritardo, ma sapete... Avanti! Cosa ci presenta, signor? Nino Lancio, è il mio nome d'arte. Mi presento come socia vocale del grande artista di fama mondiale Nino Lancio. Ci faccia ascoltare il letto degli amanti. Chi arriva prima aspetta, o posto a chi lo va, e una telefonata per ci poter incontrare. E 4, 5, 7, quando se non ci sta, e ci incontriamo ancora per ci tornare a sa. Rindo scuro, non è nessuno, e ha paura, se ne va. Dentano liette, che non ci appartengono, spogliate noi, facevo l'occhio per con l'occhio con niente a sto piacere, che ormai fa parte noi, e dirsi d'amo nel secondo di un respiro, guardare a terra come dormono i vestiti, fumare in due e sentirsi ancora uniti, e poi morire. E poi morì quando fornirmi fa l'amore, e poi morì quando ti viesti piano piano, e poi morì quando tu guardi in lo specchio e si più bene, e poi pazzì quando mi dai tutto lo vaso, e bomba sì, quando mi scappa niente mai, e poi morì quando morì su una vaga, e ti voglio ancora. E bombazzi, guarda me
scappare del mare. E papà sì, quando mi dice me ne vado. E ti voglio ancora. Sì, sì, ti voglio ancora quando te ne vai. Ti voglio ancora quando sei mesi scava e mi dice. Ci vorrebbe rimane forse, chissà. E rimango solo dentro questa stanza d'albergo, sfiorando sto letto, si menzola che soffredda, come a chi sa amore senza te. E pensa, a sera quando sei triste, quando si dà carezza e tu non puoi parlare. Fare l'amore, sì, fare l'amore con lui, ma sicuramente gli sarà da me, soltanto a me. Ciao zio, come sta zio? Adesso sta meglio, sta riposando. Nino. Ciao zio, come stai? Sto bene, sto bene. Hai visto? Padre Pio. Padre Pio mi ha protetto. E sai che ha fatto Padre Pio? Mi ha pigliato per mano e mi ha portato in un grande teatro dove ci stava tanta gente. Poi sei arrivato tu e ti sei messo a cantare. Quanto applauso, Nino. Che emozione. E quanti complimenti che ti hanno fatto. Sì, sì, è andato tutto bene. Però, adesso pensiamo a te. Non ti preoccupare, adesso sto bene. Hai visto? Mi sono ripresa. Lo so, hai ragione. Ma mo' è tutto passato, eh? Quanto ti voglio bene, zia. Buonasera a tutti! Ho saputo che tua zia sta bene e questa è una bella notizia. La notizia più bella è che tu sei stato scelto per rappresentare il socio vocale Nino D'Angi in una tournée internazionale che parte proprio a Napoli. Capace c'è suo segretario di produzione. A Itcaisse non se ne va a Milano se non firmi il contratto. Voglio, ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta. Fan pressi, ah, via, mi dai aspetto a baci. Ce l'hanno fatta, finalmente ce l'hanno fatta. E ora un bello brindisi a Nino e alla sua futura carriera di artista. Innanzitutto voglio fare un ringraziamento particolare alla nostra dottoressa Esposito, che ha salvato la vita di mia zia. E poi, col vostro permesso, vorrei fare un regalo alla mia fidanzata Anna Re. Sicuro, non tieni già un contratto firmato. Nino farà una tournée in tutto il mondo. Nino, ma perché non ci fai un bello discorso?
Ad esservi sincero, non sono molto bravo a fare discorsi. Però se permettete, vorrei dedicare una poesia alla mia fidanzata Annarè. Come ti voglio bene, Annarè, non lo saggi. Il voto pensi che se non gestisse, sta vita regalasse a qualcuno, che saggi. E una voglio innamorata e una voglio dare qua a te. Ma che dico, a te nessuno ti può assomigliare. Tu sei unica, sei sola. Ma se capiamo, se vogliamo, se imbrogliamo. Ma chi sì? Ma chi sì che solo si mi guarda, mi fa vedere un mondo tutto bello. E solo si mi parla, mi dice tanta cosa, che mai nessuno me l'ha detto fino a mo. Andare tu sia speranza. La speranza che mi ha avuto niente, e all'improvviso era tutte cose. Ten a te. Qualche scusa scema, il tuo sorriso gli sorriderà, ti chiederà di uscire sottovoce, e sottovoce gli dirai di sì. Confiderai all'amica tua più cara tutte le cose che farai con lui. Dormo col telefono vicino e quando squilla che felicità. Ah, crescerai con lui, giorno per giorno rende pace cadrà. Tarderai con lui, la colpa sua farai la guerra con papà. Piangerai per lui una bugia che non ti sape raccontare, morirai per lui, faccio così che lo fa sempre appiccicà. Cercherai la pace in un abbraccio e in un bacio vi perdonerà. Correrai da lui quando ti sentirà un voce, parlerai con lui e lui ti stringerà di più. Cercherai con lui un posto in da tranquillità, parlerai con lui un nuovo giorno nascerà. Dindo da bene l'amore, ti spoglierai senza scuola, e dindo niente non bene, tu piangerai. Stay.